in provincia di Monza e Brianza per un evento importante, un evento che non è una ripartenza, bensì abbiamo fermato il motore allo stop, al semaforo rosso, perché è arrivata l'emergenza Covid e adesso la macchina, motore acceso, riparte. Caro Presidente Luca Sant'Ambrogio, una bella iniziativa che è esattamente... Brianza Restart, allora, un qualcosa che non avremmo voluto fare, dico la verità, perché se non ci fosse stato questo stop avremmo continuato con quello che era l'andamento economico, sociale, lavorativo che avevamo prima. Purtroppo quello che è successo ha lasciato il segno, e nonostante le negatività noi vogliamo ripartire mettendo linfa nuova nel sistema Brianza, sfruttando le cose positive che anche abbiamo avuto durante il Covid. Pensiamo alle semplificazioni, pensiamo allo smart working, cioè che era una cosa in Italia che era impensabile fino a prima della pandemia. Pensiamo a quanto si è sviluppato, pensiamo a una sua regolarizzazione, contrattualizzazione e a una possibilità quindi di portarlo avanti come un possibile modo di lavoro. E domani questa sala sarà piena, piena dei rappresentanti dell'imprenditoria del territorio e non solo, per firmare un... Un patto di Brianza Restart che impegna stakeholders che non ci saremmo mai immaginati, praticamente tutta la società civile, la società, diciamo, dai sindacati ai datoriali a tutte le associazioni addirittura ambientaliste, pensiamo al WWF eccetera, pensiamo alla scuola che è di fondamentale importanza ed è una delle tematiche più aperte ancora da qui al 14 settembre, giorno di riapertura delle scuole. Saranno tutti presenti qui, qualcuno in collegamento naturalmente telematico, tutti qui per sottoscrivere questo patto che è rappresentato da 16 impegni che poi non finirà qua, cioè qui è l'inizio di un percorso che però poi verrà portato in tutta la Brianza e poi che dovrà essere richiamato con degli aggiornamenti, penso ogni 2 anni. Quindi Brianza Restart domani mattina, grande evento con l'etichetta provincia di Monza e Brianza. Ma soprattutto ricordiamoci che il motore della Brianza non si è mai fermato e, passato il semaforo rosso, domani scatta il verde.